Oggi, 16 gennaio 2023, i carabinieri del ROS, del GIS e dei comandi territoriali della Regione Sicilia, nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, hanno tratto in arresto il latitante Matteo Messina Denaro all'interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche. È una svolta storica nella lotta alla mafia. Matteo Messina Denaro era latitante da 30 anni ed era considerato il capo indiscusso della cupola di Cosa Nostra. L'arresto arriva dopo una serie di tentativi falliti e un lungo lavoro investigativo. Proprio 30 anni fa, nel 1993, sempre a Palermo, veniva arrestato il capo dei capi, Totò Riina.